Ore 21, buonasera, benvenuti a Replay dallo studio centrale di TV6. Il campionato di Serie B sta entrando proprio nella sua fase finale. Per il Pescara ancora 4 partite da giocare, dovrà osservare un turno di riposo la formazione di Pillon rispetto alle altre squadre, tranne il Lecce che invece hanno già riposato. Si giocherà anche lunedì di Pasqua, trasferta per il Pescara a Carpi. Siamo qui per commentare questo discorso inerente ai playoff. Il titolo di questa sera è abbastanza emblematico, playoff da carpire o da capire, perché dobbiamo ancora capire cosa sta succedendo in questa griglia dove 3 squadre, Brescia, Lecce e Palermo, sono ancora in lotta per la promozione diretta, altre 6 formazioni invece si contendono 5 posti. Andiamo a presentare gli ospiti di questo numero, il nostro compagno di viaggio Antonio De Leonardis. Buonasera Totò, ben rivisto. Buonasera. Eccolo qui. Al centro abbiamo l'ex sindaco di Pescara, l'avvocato Luigi Albore Mascia. Buonasera avvocato. Buonasera, grazie Enrico, per essere qui nel nostro studio. Lui che è un opinionista anche televisivo per partecipare a tutto campo. Luigi, grazie per essere qui con noi. Ritrovo con piacere un imprenditore di Pescara, tifoso di questa squadra da decenni, Antonio D'Angelo. Buonasera Antonio. Buonasera Enrico, buonasera a tutti. Di fronte a me Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. Buonasera a te. Che partecipa spesso ai nostri salotti. E poi abbiamo il presidente della società Pescara Calcio Femminile, Andrea Cicconi. Buonasera Andrea. Buonasera, grazie buonasera per a voi. Qui con noi. Andiamo grazie a salutare a un altro Andrea, Costantini in regia. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, serata ricca di partite perché si sta giocando, è iniziata poco fa la gara tra Livorno e Brescia, il posticipo che chiude questa giornata di campionato, chiaramente 0-0, 0-0 in Serie A nel posticipo di Bergamo tra Atalanta ed Empoli, in Serie C i molesi in vantaggio sulla Feral Pisalò e il posticipo del girone B. Una notizia di giornata che riguarda un ex allenatore podatato del Pescara e di Reia, che è stato scelto come nuovo CT dell'Albania, prende il posto di Cristian Panucci e allenerà tra gli altri anche Lejan Memushai. Più tardi per gli aggiornamenti anche in vista di Carpi Pescara, a te. Grazie Andrea, allora vorrei partire subito da Totò De Leonardis. Coach, cosa c'è ancora da capire in questo discorso playoff dopo il pareggio casalingo con il Perugia e anche in vista delle prossime partite? Ricordiamo, il lunedì di Pasqua si giocherà a Carpi, poi in casa con il Verona, poi ci sarà il riposo, trasferta a Venezia e l'ultima con la Salernitana. Dove possiamo arrivare, Totò? Ma secondo me dobbiamo arrivare ai playoff, voglio dire, la possessione, anche se il vantaggio ancora, diciamo, in questo momento è minimo, appena 4 punti. Però insomma vogliamo rivederla questa classifica, sì, che certo, è divisa in 2 blocchi nelle alte sfere. Come hai detto tu benissimo, Brescia, Lecce e Palermo sono in lotta per questi 2 posti per la Serie A diretta, però lì fino al Perugia sono 6 formazioni, la distanza sono minime, comunque Pescara in questo momento parte comunque avvantaggiata, anche se rispetto ad alcune delle rivali ha una partita in meno. Cioè, voglio dire, sicuramente è tutto da vedere, anche perché da qui alla fine ci saranno anche diversi confronti diretti, soprattutto che sono Perugia, Spezia, ci sono il calendario, non è che è difficilissimo un po' per tutti, quindi il problema è capire come ci arrivano un po' tutte le squadre. Certo, il Pescara l'ultima partita ha dato comunque un segno importante di risveglio, perché rispetto alla prima fase di questo girone di ritorno, che è stato veramente deludente, la squadra sembra essersi comunque ricompattata, ha trovato anche qualche giocatore nuovo, purtroppo è quello che abbiamo ripetuto più volte, insomma, del fatto che questa squadra era troppo stanca, troppo vecchia. Cioè, quindi ti è piaciuto il Pescara contro il Perugia? In parte sì, nel senso che è stata una partita normale, che Pescara comunque non ha rischiato di perdere a parte gli ultimi minuti, ma ha avuto grandi possibilità di vincerla, quindi insomma di occasioni sono state. La nota lieta in particolare è stata questa di Sottile, questo ragazzo che sì, la aspettiamo da gennaio e poi
finalmente in due partite consecutive non ha dato qualcosa in più. È una squadra che ancora fa tantissima fatica. C'è qualcuno al quale non è piaciuto il Pescara contro il Perugia, oppure siete un po' tutti d'accordo? Chi vuol parlare? Vabbè, iniziamo da te. Pescara è stato il Pescara che abbiamo visto in tutto il campionato, cioè una squadra che non ruba l'occhio, abbastanza noiosetta nel tipo di gioco, francamente squadra che scende molto anche nel secondo tempo, poi rispetto ad altre prestazioni che erano state sconcertanti. Beh, sicuramente meglio rispetto a quello con Palermo. Certo, sì. Certo, però stiamo sempre parlando di un calcio molto ruminato che a me non è piaciuto tutto quest'anno. Il riferimento è solo soprattutto a questo finale di campionato, vuol dire, se smettiamo a fare la storia della squadra dall'inizio, cioè parliamo di questa, secondo me, di questa fase qui, cioè di queste 4-5 partite, che devono comunque dire quello che può valere, certo, sì. Il fatto che non ha rubato l'occhio, cioè sono partite in cui il Pescara si trascina, cioè non sono partite in cui tu hai la sensazione che il Pescara poi nella fase dei playoff avrà una rinascita o un exploit. È una fase in cui si trascina, in cui devi fare quei 6 punti che Pillon aveva detto necessari per poter arrivare ai playoff, perché secondo i suoi conti 5 punti al netto del punto conseguito col Perugia. Però francamente ora dire che il Pescara si presenterà ai playoff, dove secondo me alla fine andrà nel migliore dei modi, fermo restando che poi questo grande calcio a quello che è successo, non a quello che succederà, no, certo, perché certo. Non lo sappiamo. Però quello che è successo, ecco, in realtà sono i prodromi di quello che potrà succedere, quindi non si possono scindere le due cose, che se questa è una squadra che può andare ai playoff in maniera convincente, io ho molte perplessità francamamente. D'Angelo? Penso che Luigi ha fatto un'ottima disamina, perché la squadra la vedo sinceramente molto stanca. Le ultime 6 partite, se andiamo a vedere, abbiamo segnato su azione solo contro il Palermo, le altre partite abbiamo segnato da calcio d'angolo, da punizione, per cui vedo la squadra sinceramente un pochino giù di corda. Riccardo? Un po' meglio, però non basta, nel senso che abbiamo fatto un buon primo tempo. Sei d'accordo con Totò? Un po' meglio rispetto un a po meglio rispetto, con Palermo. Sì, però non basta per affrontare i playoff in questo modo. Bisogna cambiare. Si può dire la stessa cosa del Perugia o no? Spiegamelo. Però visto che io considero il Pescara più forte del Perugia, ti dico che... Non lo so se è più forte Per me, sì, per me siamo più forti del Perugia, però... Quello che penso io. Però poi in campo tu questa partita potevi anche perderla, perché sull'1-1 ci siamo un po' spenti, non c'è stata reazione. È vero che loro fino al gol non hanno fatto veramente nulla, però hanno fatto il gol, hanno trovato al 20° e dopodiché noi siamo andati in difficoltà, quella difficoltà che una grande squadra secondo me non deve avere. Diciamo che la partita è stata noiosa perché ha riservato poche emozioni, sì, occasioni da gol. Normalmente nel primo tempo noi abbiamo fatto la partita, preso il gol anche per un episodio, da quel gol noi non abbiamo avuto la reazione, siamo andati incanando, rischiando di prendere il secondo. Questa è la nota, secondo me, preoccupante. Scusa, io purtroppo è difficile per me capire le cose solo sulla carta. No, l'inizio del secondo tempo, Pescara ha avuto 2 palle gol o no? Sì. Ecco, allora di che stiamo a parlare? Sull'1-0. Gol del Perugia. Ma noi facciamo sempre questa cosa stereotipata, perché Pescara non gioca. Cioè, parliamo della partita e del momento, voglio dire. Comunque è un'idea mia, voglio dire, ognuno è libero di esprimere la sua opinione, perché ci mancherebbe. La sensazione era che una partita come questa, una volta in vantaggio, con una prestazione che era più convincente di quelle passate, la porti a casa in uno scontro diretto. Si spegne la luce a un certo punto in questa squadra. C'è anche una fase anche nel secondo tempo di crollo fisico, che è ormai una costante. È una squadra sembra aver dato il meglio di quello che poteva dare, che adesso si trascina e che arranca, che ha magari anche un po' di tensione emotiva, anche di forza di nervi per poter arrivare fino alla fine. Poi è diventato anche di dominio pubblico questo discorso, che c'è stato un incontro dopo la partita di Ascoli tra l'allenatore e i senatori per mettere a fuoco questo discorso sulla preparazione atletica, perché la preoccupazione è proprio legata alla condizione di questa squadra in vista
del rush finale in vista dei playoff, e molti sostengono che il Pescara ci sta arrivando non bene. Stanco, e quindi, se vogliamo, le responsabilità sono anche di chi ha curato questa preparazione atletica, che poi è stata appesantita dalle scelte degli stessi uomini, quindi sono due problematiche che sono andate a braccetto e probabilmente oggi si paga il dazio. Secondo me stesso i giocatori si rendono conto che a livello fisico loro stanno arrivando, molte volte non arrivano brillantemente come il girone di andata. Ci sono alcuni quando che le si squadre rendono, ecco, però devono uscire fuori a primavera. Esatto, come hai detto tu giustamente, c'è stato un incontro per cui anche, insomma, anche i stessi addetti ai lavori, i calciatori stessi, insomma, vogliono capire un attimino. Però è anche vero che i calciatori hanno detto: facciamo un blocco comune, perché questi playoff dobbiamo conquistarli, a parte che ci sono sperando posizioni, di non arrivare ottavi, vogliamo arrivare, certo, quinto, quarto, il posto che Andrea, ovviamente tu fai parte della famiglia e dall'esterno, ecco, da tifoso, ti chiedo un parere su questa partita, poi parliamo ovviamente della tua squadra. Sì, vabbè, cerco di appunto esternarmi. Sì, spogliati. Diciamo che solo, avendo visto anche la partita d'andata del Perugia, che nonostante il Pescara era in ben altra posizione di classifica, in testa o quasi, era molto più brillante, sono rimasto un po' più perplesso per il fatto che con questo Perugia visto l'altra sera, insomma, se avessimo fatto un tantinino in più avremmo vinto, perché onestamente il Perugia, se ci preoccupiamo del Pescara, allora io, se ero del Perugia, mi preoccupavo molto di più, perché non hanno passato la metà campo. Quindi, infatti Nesta però ha dichiarato: abbiamo disputato la peggior partita di questo campionato. L'ha dichiarato proprio l'allenatore. Ecco, no, non ho ascoltato le dichiarazioni di Nesta. Poi posso dire che invece, se torno un attimo a un ruolo più interno, che ci sono tante di quelle variabili e componenti in un campionato, in una squadra di calcio, e parlo anche internamente, non sto parlando assolutamente di cose strane, però variabili, ecco, fisiche, di preparazione atletica, di tutto, di alimentazione, di caldo, di uomini, che ci sta tutto, perché le variabili sono tantissime. A fine partita c'è stato l'abbraccio sotto la curva nord tra la squadra e l'allenatore Pillon, tecnico che piace a questa piazza. Se vogliamo, non è che sia una contraddizione, però Pescara è stata sempre una città che ha amato gli allenatori che esprimevano un buon tipo di calcio, non il bel calcio, un buon tipo di calcio. Perché Pillon viene esonerato da questa critica popolare? Totò De Leonardis. Ma guarda, la verità, a me ha ricordato molto una scena che avevo visto con Cosmi, se ve la ricordate, è la stessa scena di Cosmi che ci ha fatto vedere, penso, il calcio peggiore da quando, degli ultimi 30 anni, però è stato andato sotto la curva, acclamato dalla tifoseria della curva, è stata una scena molto simile, la differenza è che comunque Pillon un po' di risultati al di là del gioco. Al di là del gioco, che insomma non è che ci sia piaciuto tantissimo durante l'anno, perché probabilmente un po' la forza della squadra, un po' le sue scelte, le cose vanno sintetizzate, e la squadra non è quella brillante che ci sarebbe piaciuto vedere. Però insomma, una scena che tutto sommato non mi è piaciuta, come non mi era piaciuta quella di, cioè, secondo quella te, di Cosmi, perché il pubblico perché all'inizio pensava di vedere un campionato di sofferenza, quindi si è andati al di là delle più rosee previsioni, essere vittima di un mercato non esaltante, può essere vittima delle critiche avute dal presidente Sebastiani, quanti perché ci sono? Ce ne sono tanti, uno dei principali è proprio questo della posizione che una larga fetta del pubblico, in particolare anche quella della curva, ha nei confronti del presidente. C'è, cioè, quasi una risposta, a me è sembrato quasi, anche perché insomma la partita è iniziata con uno striscione contro il presidente, con i cori, momenti in cui il Pescara stava vincendo 1-0, con cori contro il presidente. Quindi io la vedo più come una contrapposizione, pensando a quello che c'è stato negli ultimi tempi. Quindi secondo te chi ce l'ha con Sebastiani difende Pillon? Secondo me sì. Luigi Mascia? In generale. Sì, in generale. Non è l'unica motivazione, è ovvio, certo, che i nemici dei miei nemici sono miei amici, insomma, questa è la logica, è ovvio che c'è un... Anche in politica è così. C'è, non credo nella vita. E
pillon strapazzato dal presidente, il pubblico o una certa parte del pubblico critica il presidente, e poi quindi il sillogismo aristotelico arriva subito. Ma non è solo questo, è che Pillon, secondo quindi me, quindi non si può tifare Pillon e Sebastiani insieme, no? La vedo un po' dura, però il motivo in più, perché poi tutte le cose ci sono più cause, più concause, il motivo anche vero è che intanto Pillon sarà un allenatore ricordato a Pescara, ne sono passati tanti qui, alcuni hanno scritto la storia di questa città e di questo ambiente, altri invece sono stati poi destinati all'anonimato. Pillon non sarà destinato all'anonimato, prima di tutto perché l'anno scorso ha compiuto un'impresa e questo è innegabile ed indiscutibile. E poi perché dopo tutto un'impresa la sta compiendo pure quest'anno, senza entusiasmare, senza avere quel gioco spumeggiante a cui il pubblico pescarese è abituato, ma tutti siamo consapevoli che questa non è una squadra da primato, è una squadra di buon livello e con questo allenatore sta facendo delle cose comunque importanti. La terza motivazione è che Pillon è una persona per bene, è uno di quelli che ci mette la faccia, è uno di quelli che sa anche comunicare bene, perché con la sua schiettezza, col suo essere diretto, è una di quelle persone con cui andremo a mangiare gli arrosticini tutte le sere, gustare una grappa dopo gli arrosticini tutte le sere, che immagino che a lui piaccia la grappa più della genziana. Ma ci andrei anch'io, perché è una persona piacevole, si percepisce che è una persona schietta, una persona per bene, e entra nel cuore dei tifosi, quindi sono più motivazioni, merito suo comunque. D'Angelo? Sì, però penso sempre che c'è il fatto che un presidente a un certo momento, io che metto i denari in una società, a un certo momento posso anche non essere, ha il diritto e il dovere di dover dire certe cose, perché una squadra di calcio a un certo momento andava anche un attimino, il Pescara che sta, e tutti quanti lo state dicendo, giocando in un modo un pochino diverso, fisicamente un po' più giù. Se non c'era il presidente che dava, secondo me, la strigliata, il presidente serve anche per fare queste cose. Tu dici che è servito come scossa? Ma certo, ma innanzitutto il maggiore azionista della società è colui che mette i soldi, vede una squadra un attimino messa in un certo modo. È giusto anche che abbiamo incominciato a giocare prima, poi con le due punte, se vi ricordate, insomma, un po' di risultati erano venuti. L'ambiente, o qualsiasi presidente di società di calcio che si rispetti, la sua squadra cerca un attimino di strigliarla. Non è detto che non possa un presidente dire quello che pensa. Lui non ha detto altro che dopo il primo tempo con il Palermo la partita era una partita che poteva stare 4-1 per il certo, Palermo, giustamente. Certo, il rapporto con la città non è che è cambiato da quel giorno. Adesso se poi ogni cosa è una scusa, Pillon e Sebastiani perfetto. È cambiato in se quel momento. Ogni cosa è una scusa per prendersela, se c'è un temporale la colpa è di Sebastiani, allora è un altro discorso. È giusto o no? Per partito preso, allora alziamo le mani. No, posso dire che ho visto la conferenza stampa di Santo Padre, il presidente del Perugia, prima di questa partita. Se funzionassero un po' così le cose, che la bocca. Quando strigliano i giocatori, poi i giocatori, il Perugia avrebbe dovuto fornire una prestazione ben diversa. Esatto. Noi qualche volta ci lamentiamo, ma i toni di Santo Padre sono totalmente diversi. Eccessivi. Io preferisco avere un presidente che dice anche la verità, che dice non meritavamo oppure meritavamo. Anche giusto questo. Quindi queste situazioni hanno avvicinato molti tifosi a Pillon, sì, nonostante le espressioni preso, di gioco esatto, non si esatto. Esaltante. Secondo me sì, perché poi tu senti allo stadio che poi magari un cambio arriva a 4, è una bravissima persona, ne ho sempre parlato bene, perché su questo nessuno lo discute, dovunque è stato, però i cambi di Pillon, qui c'è Totò pure che ci può dare, i cambi di Pillon magari vengono fatti sempre a 5-8 minuti dalla fine, insomma. Anche magari, due. O no, Totò? Ah, spesso, questo, ecco. Spesso quando deve. Cioè, quelli sono i cambi, quelli della. Cerchiamo, se facciamo qualcosa. Però voglio dire, in linea di massima, io Pillon l'ho già detto altre volte, per me è un allenatore esperto, preparato, però lui ha quel tipo di calcio, non è che lo possiamo adesso. L'abbiamo visto tutto l'anno, abbiamo parlato, abbiamo discusso, abbiamo criticato, però il tipo di calcio è quello, voglio dire, anche che so, il cambio che ha fatto alla fine dopo l'1-1, lui che ha fatto? Ha messo una punta forte e ha messo Bazzano, che è un terzino che doveva fare i cross, cioè è una cosa abbastanza elementare, voglio dire.
Sempre... Io come la vedo io, magari. Rinco sta sbuffando perché arriviamo da te, arriviamo. No, voglio dire... Tu sei sempre contro gli allenatori, però, da quel che ricordo. Sì, ma sicuramente. Sicuramente. Oh, no, cioè, vogliamo, negli ultimi tre anni. Se vogliamo scoprire Pillon adesso, dopo un anno, dai, questo... stiamo a parlare. Che vuoi dire? Che cosa vuoi dire? Dai, lo dico prima. La critica prima che parlo è il massimo. È preventivo. Cioè, preventivo, la critica preventiva. No, dicevo, io per fare un esempio, il calcio, quello più o meno, diciamo di una volta, che succedeva spesso, che quando stai in difficoltà devi rimontare, fare il gol, mandi in mezzo all'area il difensore centrale. Quante volte lo fanno anche adesso? Sì. Probabilmente per me la scelta... La tua Inter lo faceva con Ranocchia. Lo faceva l'Inter, l'ha fatto lo Ranocchia, ma l'ha fatto Mourinho pure, lo fanno tutti. Vuol dire, probabilmente, vista quel tipo di calcio, probabilmente sarebbe stato più utile mettere dentro Scognamiglio in mezzo all'area, perché sicuramente un colpitore di testa migliore, Riccardo, dici, di tutti, dici, gli altri, insomma. Ma guarda, la questione tra Sebastiani e Pillon secondo me non esiste. Esiste solamente un presidente che vede che la squadra dopo 5 giornate sta giocando veramente male. Col Palermo ha vinto una partita che, vista la partita che abbiamo visto, per chi l'ha vista e può parlare, perché tanta gente parla e non vede la partita. A chi ti riferisci? A tante persone che... Qui, adesso? No, a tante persone. Beh, ti puoi rivolgere a tutti quelli che non l'hanno vista. No, perché sai, abbiamo 6.000 persone. Ha perfettamente ragione il presidente nel dire che quella partita doveva prendere 6 gol al primo tempo, mi ha fatto una partita veramente brutta. Quindi lui non ha intanto detto... Sui contenuti credo che siamo tutti d'accordo, sulle critiche tecniche fatte. Ma si sta creando un falso problema tra Sebastiani e Pillon. Secondo me il presidente ha tutti i diritti di dire tutto quello che vuole, lui è il presidente. L'allenatore è un suo dipendente, secondo me lui, che comunque ha, e tutti puoi dirgli tutto, ma un merito ce l'ha, è un pregio, quello di andare sempre in televisione, metterci la faccia ed è sempre pronto ad ascoltare tutti, perché Sebastiano non è mai scappato davanti a nessuno. Quindi lui dice: a me non piace Pillon, in questo momento lo dice. Qual è il problema? Pillon non si offende. Poi sfatiamo anche questo dubbio che si diceva ultima spiaggia e pronto Zaro. Sebastiani, se voleva, metteva Zaro. Ma certo, punto. No? Cioè, ma come lo poteva fare con Zema, come l'ha fatto con Massimo? Sì. Prima. Cioè, il discorso è, lui non gli piaceva la squadra, l'ha detto, probabilmente Pillon aveva anche dei torti, perché è brava persona, tu lo vedete, ma dei torti comunque li ha avuti, sia sui cambi, nelle partite precedenti, sul fatto che la squadra comunque non rende, ma tra l'altro su ammissione propria dell'allenatore stesso, sull'atteggiamento della squadra l'ha messo Pillon stesso. Il presidente chiaramente a un certo punto ha detto: a me questa squadra in queste condizioni non va bene, e l'ha detto. Poi è sta come ha detto invece che questa che l'ultima partita, che poi casualmente, scusami se ti interrompo, le scelte suggerite sono state quelle adottate un po' per necessità e per contingenze varie, cioè gioca Bruno, gioca Sottile perché mancava Brugman. Però Sottile andava bene, è un falso problema che Sebastiani ce l'ha con Pillon, cioè sono entrambi, vogliono che il Pescara vada avanti a tutti gli interessi. Poi uno può dire: non mi vanno bene una cosa, come sicuramente Pillon potrà dire alla squadra determinate cose. Quindi è così difficile tifare Pillon e Sebastiani insieme, da quello si è capito, Ciccone? No, io se mi stuzzicate su questo argomento dico un'altra cosa, che premesso, vabbè, che è troppo banale dire che il pubblico poi paga e ha diritto di dire ciò che vuole. Certo. Per carità, allo stadio si va e ci si sfoga, si dice ognuno quello che vuole, però posso dire che sentire questi cori, anche gli stessi calciatori che vanno in campo, cioè io sono allo stadio e mi infastidisco. Perché però Sebastiano dice: basta che incitate la squadra. Lui dice importa. Così, però i cori di insulti non fanno bene sicuramente a nessuno. Allora dico: volete contestare il presidente? Ne avete tutto il diritto. Però durante la partita, che magari si sente tutta l'Italia, Sky o DAZN che sia, però questo cori. Succede in tanti stadi d'Italia. Non lo so, sicuramente io parlo da interno. Poi a Pescara non è piacevole. È un'abitudine. Cioè, no, ma non è piacevole nemmeno per i calciatori. Cioè, sì. Sicuramente questo non è. Però piacevole. A Pescara ormai siamo abituati. Siamo abituati. Certo. Il dopo Sibilia probabilmente non è servito, anzi, non è servito affatto, perché stavamo arrivando ad un punto di non ritorno. E invece oggi. Per il fatto di andare d'accordo o no, ci mancherebbe che il presidente non possa dire quello che voglia, sempre nei giusti toni, ma è così, ma non soltanto perché paga.
perché è giusto, se è il patron di una squadra, insomma, io capisco cosa vuol dire quando si deve strigliare, si striglia, punto e basta. Cioè, Luigi è d'accordo con queste valutazioni? Ma sono d'accordo che il presidente può ovviamente fare tutte le esternazioni che vuole nell'ambito del rispetto, mi pare che le considerazioni di Sebastiani non fossero irriguardose, forse avrei qualcosa da ridire sul fatto che debbano essere fatte o possano essere fatte alla stampa direttamente, magari invece una quota di quelle considerazioni, invece di farle a taccuini aperti, a microfoni accesi, io l'avrei fatta magari nel chiuso di uno spogliatoio o comunque magari anche in una cena con il tecnico o con il resto della squadra. Qualche eccesso secondo me nelle modalità, abbiamo detto, nelle modalità insomma inusuale, però anche questo fa parte ormai dell'evoluzione del calcio moderno, magari noi abbiamo una visione ancora di un certo calcio di 30 anni fa in cui succedeva anche 30 anni fa ma con certi presidenti che erano vulcanici, certo sono stati anche presidenti che hanno scritto la storia. Penso a Rozzi, penso ad Anconetani, gente che era abituata comunque a queste sfuriate. E Sebastiani è un personaggio con una grande personalità e d'altra parte quasi il proprietario esclusivo del Pescara e si può permettere anche... Ecco, molti sostengono, dopo torniamo a parlare anche di calcio giocato, che Pescara è tornata ad essere una città avvelenata calcisticamente parlando. L'ambiente, insomma... non mi riferisco a chi va allo stadio o a chi non va allo stadio, l'ambiente, quindi l'ambiente fatto di tante componenti, Totò, è tornato quello di una volta, cioè un ambiente avvelenato. Tu sei non d'accordo, nel senso valuti questa situazione avvelenata intorno a una squadra di calcio, ma non riferita come parco giocatori, ma come guarda, Pescara. Io la vedo avvelenata più fuori dallo stadio, sì. Fuori dallo stadio sì, esiste perché... il fatto che ci siano tutti questi vuoti all'Adriatico, anche nei momenti in cui la squadra non ha brillato molto, però ma anche quando ha brillato questo, il pubblico non si è mai riavvicinato. Però chi va allo stadio, io allo stadio prima vedevo chi va da calore, se è vero, nell'anno allo stadio da calore. Anche l'ultimo anno di Zeman, allo stadio era quasi una rissa continua tra i tifosi, tra Zemaniani e Sebastiani, voglio dire. Però voglio Zemaniani, dire, anti-Zemaniani, sì, adesso erano quattro fazioni. A parte questo fatto di, appunto, che purtroppo questa è una costante che si deve portare dietro, una croce se la deve portare dietro Sebastiani, questi insulti allucinanti che vengono fuori sempre, che rispondo, però il clima di chi va allo stadio non è avvelenato, nel senso che la squadra, infatti mi riferivo all'ambiente, esatto, la mia città, sui social si ma legge sì, di ma tutto. Infatti fuori, quelli che non vanno allo stadio, spesso li incontro, dice vabbè, ma andiamo ai playoff e dopo? Ho capito, dopo, e poi se andiamo in Serie A e dopo, cioè c'è proprio questa sfiducia collettiva che è il retaggio sicuramente delle ultime due retrocessioni che sono state veramente allucinanti, le due retrocessioni in Serie A, insomma è stato quel peso lì, ce lo portiamo dietro perché non a caso insomma, questa squadra non riesce a arrivare oltre 6-7 mila spettatori ogni partita, è una delle componenti, è proprio questo veleno che c'è fuori, all'interno fuori dalla squadra, perché le risse, le cose, io mi ricordo i tempi allora tra Scibiglia e Galeone era una frizione continua, voglio dire, e suscitava interesse. Suscitava però interesse, che so che Scibiglia diceva perché non gioca Edmar, cioè, anche in televisione, voglio dire, questa è una cosa normalissima che ci possa essere. Io quello che ho apprezzato comunque il pillone fino a questa uscita fuori dal coro dell'ultima partita, che è stato sempre al suo posto, perfetto, voglio dire, anche di fronte all'esternazione del presidente, lui tra l'altro esternazioni che comunque a mio avviso non ha avuto alcun peso sul piano tecnico, nel senso che Pillone la sua squadra l'ha sempre fatta come l'ha pensata lui, senza queste pressioni da parte della Presidente. Luigi, diciamo, ricordi anche decenni fa quando partecipavi alle trasmissioni televisive, quindi stiamo tornando un po' più giovani, il clima sembra essere tornato quello o no?
Ma guarda, però le presenze erano superiori allo magari stadio. Magari fosse quello lì di... Io parlo di clima avvelenato. Magari fosse quello. Io vedo l'indifferenza che è molto peggio, molto peggio dei veleni. Cioè c'è una quota un'indifferenza velenosa. Che non si interessa del Pescara, non si interessa che non va allo stadio. No, ma non hanno interesse i giovani oggi. Tonino, in una fase di questo tipo, comunque in una squadra che... fin dalla prima giornata è sempre stata nei quartieri alti. Pescara è stato primo, secondo, terzo, aveva bisogno di un calore. Questa è la cosa preoccupante, ma io credo che alla fine, paradossalmente, questa indifferenza sia il frutto anche di una grande fiducia che il pubblico riponeva invece nel presidente, perché se tutta la questione e la chiave di interpretazione, la delusione delle due Serie A finite in maniera calcisticamente drammatica, allora forse perché ci si aspettava da questa dirigenza, ci si aspettava la possibilità, una dirigenza giovane, una dirigenza che ha colto dei risultati importanti, perché il decennio di questa dirigenza è stato un decennio molto positivo dal punto di vista dei risultati. Sì, credo forse nella storia del Pescara, vedo il precedente Scibilia, ma non ne vedo altri. Beh, forse ci si aspettava dei campionati diversi, da un presidente giovane e ambizioso con la personalità di Daniele, ci si aspettava dei campionati di Serie A diversi, però la verità è anche che il calcio è cambiato. Sì, però se sei terzo, quarto, quinto in classifica, anche a Verona forse non sono soddisfatti di grosso, del presidente sempre contestato. Però sotto questo pubblico c'è tutta... io vedo Verona, Lecce ha fatto 10 anni di C. Bravo, noi ci siamo abituati bene, ci siamo abituati bene, avremmo voluto abituarci meglio. Cioè tutti avremmo voluto avere con due chance di promozione in Serie A, almeno una volta poter ripetere il campionato di Serie A consecutivamente, salvarci almeno una volta, perché poi vedi altre squadre in Serie A, che sì, città anche più importanti della nostra, ma anche città che in qualche modo si equivalgono rispetto a Pescara, perché noi no e gli altri sì. D'Angelo e poi Clinco? Io vedo invece un grande disamore a livello proprio sociale, i giovani di oggi non hanno interesse per il calcio a Pescara, questa è la differenza. Si divertono con altro. Sì, si divertono. La città è una città che riesce a dare anche altre distrazioni, però ai tempi miei che andavo in trasferta o che la domenica allo stadio, quando il lunedì sera ti vedevamo in televisione, sì, a te, ma qui non parliamo di presenza allo stadio. Però le presenze allo stadio sono importanti. Non mi riferivo a quello, mi riferivo all'ambiente che è avvelenato, cioè non va bene nulla. Ma questo c'è sempre stato. Infatti, negli alti e bassi a livello storici ci sono sempre stati. Se posso completare anche quello che ha detto Mascia, non è che si aspettava, il problema vero è che si pretendeva, cioè è diverso, cioè quello è perché il grande rimprovero che si porta dietro a Ponte Bassiani sono queste due sciagurate retrocessioni. Sì, è una società, tu ricordiamo la società come era nata, poi alla fine questa società è diventata alla fine Sebastiani e qualche altro reduce, voglio dire, per cui è lì che a proposito ci sono delle novità da parte della FIGC, del Consiglio Federale della FIGC, a proposito delle società sportive, nell'ultima riunione del 2 aprile, che ha deliberato un nuovo regolamento per l'acquisizione di partecipazioni societarie a livello professionistico. In pratica, tra i tanti requisiti per l'acquisizione di quote societarie, la novità in sintesi è che chi vuole acquistare più del 10% di un pacchetto azionario deve essere in possesso di una capacità finanziaria ed economica tale da far fronte al fatturato medio della società sportiva degli ultimi 3 anni. Cioè io voglio acquistare l'11% della Pescara Calcio, il mio fatturato deve essere uguale al fatturato medio degli ultimi 3 anni della società sportiva. Questo significa che soprattutto per le piccole società come Pescara, che hanno un bacino d'utenza non certo elevato, è difficile coinvolgere imprenditori che intanto devono avere la volontà di entrare, ma questa ristrettezza da parte del Consiglio federale, che da una parte è positivo, perché molti avventurieri non ce ne saranno più, oltre ai tanti requisiti che già c'erano, Enrico, ma questo di avere il fatturato
anche sì, per il solo... però credo che sia un modo per bloccare quello che esatto, è successo negli sì, ultimi esatto, dieci anni. Sì, però vengono penalizzate dire, le piccole società. Le scandali che sono successe anche quest'anno da sì, 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 infatti cioè da una parte che falliscono, vuol dire è un modo comunque per questo tutelare. Sì. Questo è stato giusto, firmato proprio cioè sì. il 2 aprile ah, sì, nel Consiglio federale dal presidente Gabriele Gravina. Sì, che sia giustissimo, che però molto restrittivo. Certo. Molto restrittivo ed è giusto da una parte, però non siamo a Milano, a Roma, dove imprenditori ce ne sono tantissimi ah, certo, sì. per le piccole società. Per quello che bisogna tenerci stretto quello che abbiamo, secondo me. No, soprattutto chi dirige deve fare quello che sta facendo in questi anni, cioè di fare diciamo il conto della serva, esatto, nel senso di fare sempre il passo, secondo me. Eppure c'è una contestazione, non dico verbale, proprio morale anche nei confronti di questa società certo. a livello finanziario. E poi il Palermo spende quello che spende. Poi il Palermo pare che sia stato venduto, non è sì, ufficiale, pare che è ufficiale. La quarta compravendita. Riccardo, prima sbuffavi perché... Caro, fammi dire, il calo degli spettatori non è solo di Pescara, ma in tutte le società. Scusami, però questo società. Tema del calo degli spettatori ci interessa relativamente esatto, perché ci interessa chi ci va, chi non va. A Lanciano, voglio dire, più o meno io parlavo dell'ambiente avvelenato, anche di chi non va, di chi sta a casa, i leoni da tastiera, i leoni... Beh, ma perché il mondo è cambiato, voglio dire, un tempo non c'era internet, avevamo solo il pallone, quindi si c'era quello. Oggi... è lecito tutto questo? Ma no, è lecito, è il mondo che cambia e quindi cambia anche il mondo del calcio. Il pubblico non va allo stadio perché il Pescara non esalta, perché il Pescara ha esaltato le prime 10 giornate e poi basta. Adesso è una squadra che nell'ultima partita ha fatto 2 o forse 3 belle azioni che merita di andare a vedere la partita. Per uno che non è amante profondamente del calcio come noi che andiamo sempre, se uno vuole andare a vedere uno spettacolo e va a vedere Pescara Perugia non si diverte. Il problema è che anche i risultati non stanno arrivando. No, ma di là del risultato, tu parliamo di una persona che vuole andare allo stadio, vai allo stadio a vedere il gioco del calcio. Pescara Perugia è stata una partita di medio livello, medio-basso livello come partita, al di là del risultato. C'era Galeone al tuo fianco, Totò, cosa ha detto? Che ha detto, insomma, che insomma non è stata una gran bella partita, almeno lui ha visto il primo tempo, è ovvio che il calcio sì, è andato via per il freddo, ha detto esatto. lui, però, sì. però è ovvio che insomma non è il calcio che, ma l'aveva detto anche la partita precedente, sì. cioè il fatto che ci fossero di fronte due squadre che lottano per un posto nei playoff, che comunque il gioco è quello, ma è il gioco un po' di tutta la Serie sì, sì, B. Sì, è vero che però, non è che gli altri... Comunque io non so, ripeto la storia del Perugia che è la squadra scarsa. No, affatto. Cioè il Perugia aveva in panchina Melchiorre e Anne. Sì, una delle squadre che ha speso di più. Cioè, voglio dire, uno degli attaccanti più forti, sì, che noi non ci abbiamo, voglio dire. Quindi sulla carta sicuramente il Perugia è più forte, quindi... il fatto che invece abbia avuto un rendimento inferiore probabilmente dà ragione anche a quella che è stata la gestione del Pescara in questo momento. Però il fatto, anche questo fatto dei giovani che non vanno eccetera, allora le scuole calcio sono piene tutte. Antonio, possiamo riprendere tra poco questo discorso sì. che mi sembra molto interessante? Sì. No, facciamo scusa il discorso. No, questo dei giovani è molto interessante, le scuole calcio, i prodotti locali soprattutto. Certo. Guarda, mi stavo veramente riallacciando anch'io al discorso sulle calcio, perché ho visto dicendo questo anch'io, quindi stavo dicendo però che i bambini, perché arrivano i pullman adesso invece allo stadio e li portano i bambini, tutte le portano anche da fuori, perché questa è una cosa per riempire lo stadio, ma è una cosa che il bambino si appassiona, perché il problema è appassionarsi al gioco del calcio, ma anche il senso cosa che di non c'è più, perché un tempo, perdonami, in mezzo alla strada tu vedi i bambini che giocavano, io bambini che giocano a pallone, in mezzo alla strada non ne vedi più e di conseguenza non hai più, è cambiato il mondo. Posso fare un altro esempio? Allora, l'anno dell'ultima promozione tu vedi, c'era una scuola calcio tutte piene e tutti i ragazzini dai 6 ai 12 anni avevano la maglietta del Pescara. Cioè adesso questo è sparito, adesso hanno la maglietta dell'Inter o della Juve, soprattutto della Juve, perché non ci sta lo stesso
Questo è un problema anche di disamore rispetto alla... disamore. È difficile rientrare in questo clima. Quel clima ci vuole che tempo, sarà... ci vuole... bisogna investire. Bisogna investire, certo. Per fortuna che le donne, il calcio femminile, esatto, sta invece, il futuro è sta veramente diventando con gli avanti. Sto a Torino. Di grande attualità, ci sono partite che vengono viste. Vabbè, a Torino hanno riempito lo stadio. Avete buttato la pietra quest'anno, voi siete già soddisfatti per questa prima stagione? Sì, certo, perché non conoscevamo nemmeno noi stessi, nemmeno il valore del campionato, perché non è come il maschile, quindi è difficile sapere anche il valore delle altre squadre, per cui l'obiettivo minimo era la salvezza e l'abbiamo raggiunta già al girone di andata. Abbiamo fatto una media di più di un punto e mezzo a partita, no? Come media, quindi assolutamente siamo soddisfatti e stiamo creando le basi per migliorare il prossimo anno. Andrea, è stato molto emozionante il saluto dal pubblico nell'ultima partita casalinga, perché manca soltanto una gara in trasferta. Ecco, anche il ringraziamento a chi vi ha seguito in maniera costante durante questa stagione. Devo dire che sono anche cresciuti, chiaramente nella proporzione, insomma, nel piccolo. Quindi chi non va allo stadio viene da voi. No, oddio, questa insomma è una battuta che ci sta, però sono sicuramente cresciuti gli spettatori e l'abbiamo insomma notato e sentito soprattutto. Ma anche delle squadre avversarie, i tifosi vanno, seguono, quindi sicuramente la risonanza a livello nazionale che sta avendo questo sport nella divisione femminile ha il suo contributo notevole. Dopo torneremo a parlare mentre continuiamo a vedere questa punizione storica nel derby con il Chieti. Contro il Chieti, no? Andrea, novità dal posticipo? Non ve ne sono, sempre 0-0 tra Livorno e Brescia, 0-0 tra Atalanta ed Empoli, Molese e Feral Pisalo 2-0, però vi dico che Livorno-Brescia è una gara molto ostica per il Brescia, lo dicono anche i precedenti, ma lo sta dicendo il campo, perché il Livorno sta tenendo molto bene il rettangolo di gioco e ha avuto anche delle occasioni importanti per andare in vantaggio. Bene, pubblicità e poi torneremo in studio per continuare a parlare di calcio giocato, a tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021.
Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:48 minuti, ripartiamo da Andrea Costantini sulle novità. Andrea, di Carpi e Pescara è presto perché si giocherà lunedì prossimo, però abbiamo già delle indicazioni su chi non ci sarà. Ovviamente in casa Pescara i due squalificati Bruno e Scognamiglio, la squadra ha ripreso gli allenamenti, no Andrea, tu sei stato al Poggio oggi? Sì, non si sono visti nel corso della seduta, in particolare nella partitella finale, diversi giocatori. Non c'era Campagnaro, non c'era Brugman, non c'era Canutè, chiaramente fuori Gravion che starà fuori diversi giorni. Mancavano oggi anche Balzano, Ciofani e Del Sole. Insomma, la lista è piuttosto lunga, ma siamo solo all'inizio della settimana, che sarà piuttosto lunga perché si giocherà soltanto lunedì prossimo. Però insomma sono diverse le assenze che Pilon dovrà fronteggiare. Sul fronte Carpi mancherà sicuramente il portiere Colombi, frattura al polso, starà fuori per diverse settimane. Al suo posto giocherà Piscitelli, che aveva debuttato all'andata, e non ci sarà neanche Jelenic, che ha riportato un problema al menisco, è stato operato giovedì scorso, per lui in pratica stagione finita. Ricordiamo che il Carpi ha la peggior difesa del campionato di gran lunga, 59 reti subite, è uno dei peggiori attacchi, 31 gol segnati, e nessun giocatore del Carpi ha segnato più di 3 gol. A te. Numeri che fanno pensare ad una partita in discesa, ma ne parleremo più tardi, e così non sarà perché il Carpi anche a Lecce è rimasto in partita fino al 60° minuto, e anche all'Adriatico all'andata ci fece un po' soffrire. Invece volevo riprendere il discorso sui giovani che prima Totò stava accennando. A proposito di giovani, forse lunedì sarà il turno di Bettella, o no? Beh, non ci detto, sono alternative. No, l'ha detto anche, ha anticipato tutti, anche Pillon. L'ha non detto, ci sono alternative. Ha detto a fine partita, ha anche detto che il ragazzo gli sta piacendo, quindi insomma non ci sono alternative. No, solo se recupera Capagnaro. Sì, esattamente, quindi credo che possa essere una volta buona per lui, e sperando poi, voglio dire, noi cioè una cosa che è il limite che abbiamo attribuito a Pillon è quello di avere un po' ignorato queste famose alternative, cioè questo, questa squadra che poteva. Ma soprattutto magari, i giovani. Soprattutto i giovani. Ora abbiamo scoperto Sottil, dopo da gennaio a oggi, sono passati 3 mesi, l'abbiamo scoperto adesso e sappiamo che è un giocatore male. Ti chiedo perché è successo questo? Perché lui è allenatore che si affida più all'esperienza dei suoi giocatori, oppure ha una mentalità diversa? No, credo che sia proprio una mentalità diversa, perché alla fine, cioè, lui ha puntato su questa squadra, e secondo noi, almeno quello che abbiamo ripetuto durante l'anno, non ha pensato eventualmente a far crescere delle alternative che possono crescere solo se giocano, non è che le vedi in allenamento. Voglio dire, che so, il Marras che abbiamo visto il giorno d'andata sicuramente è un altro giocatore rispetto al Marras che stiamo vedendo adesso. È una questione fisica, e così è successo un po' per tutti quanti. Quindi le sue scelte sono state abbastanza semplici e chiare fin dall'inizio, e purtroppo adesso in questo momento, la fase decisiva, sta cambiando per forza di cose, e sotto questo aspetto, voglio dire, il piccolo passo avanti lo vedevo proprio da questo, voglio dire, alla sessione di Sottile. Mi dispiace che in questo momento non stia
non sia pronto del sole, che il momento in cui era pronto invece è stato ignorato, insomma, diverse cosette. Probabilmente Bettella, lo vedremo nella prossima partita, sarà un altro giocatore importante, perché quello che è mancato soprattutto è stata la freschezza. Però dal punto di vista del gruppo degli anziani, una risposta gliela ha data. Io non me la sento di criticare fino in fondo. Certo, durante l'anno abbiamo detto, e teniamo conto pure il fatto fisico, è vero, però è anche vero che in questo momento, che so, Mancuso ha qualche problema fisico, che è l'unico attaccante vero che abbiamo. Manca anche Monachello adesso. Monachello in palio. Brugman è arrivato un po' acciaccato, Campagnaro la stessa cosa, per cui ecco, col senno di poi, che però noi l'abbiamo detto in anticipo, era più logico magari costruirsi, trovare delle alternative valide che potessero comunque al momento giusto ridare un maggior vigore alla squadra. Non è ancora troppo tardi, nel senso che se l'obiettivo deve essere quello comunque di arrivare ai play-off, questo Pescara ce la può ancora fare. La gestione del gruppo, Luigi, secondo te, vista dall'allenatore, sicuramente ha una motivazione, vista dall'esterno? Ma guarda, non è del tutto vero che Pillon non abbia investito e non abbia creduto sui giovani. Su alcuni non ha creduto, ma su altri forse ha dato, te lo dico subito, Gravion è uno che ha giocato fin dal primo minuto e non mi pare che l'anno scorso fosse titolare inamovibile nel Pescara. Poi ha dato fiducia a dei giocatori che non hanno ripagato la sua fiducia, perché Melegoni, prima dell'infortunio, Melegoni è uno che ha avuto la possibilità e l'opportunità di giocare, dimostrando di avere buone capacità tattiche, ma non sempre. Io ho visto in alcuni giovani la grinta e la determinazione. Ti posso parlare di Antonucci, che è un giocatore che ha qualità ma che giocava un tempo solo. Ti posso parlare di Capuano, al quale è stato dato più di un'opportunità. Capone, scusami. Ma quando Capone è entrato, francamente era irritante, lo dico senza tema di smentite, soprattutto dal punto di vista dell'impegno. Allora, se Pillon in una certa parte del campionato ha consolidato poi il gruppo intorno ai senatori o ai giocatori più esperti, è perché intanto il campionato ha preso una certa piega ed è diventato un campionato importante, nel quale forse non era il caso di fare esperimenti. Ma le opportunità ai giovani sono state date, forse non c'è stata chiarezza, non è stato ripagato adeguatamente. Quello che sicuramente non è stato trattato nel migliore dei modi è il caso Del Sole, perché su Del Sole c'è un capitolo a parte da aprire. A me non è piaciuto il fatto di farlo giocare all'88esimo, all'89esimo, insomma, i giovani vanno anche motivati, vanno investiti di fiducia. Su altri c'è stato invece un grosso investimento, ma forse non c'è stato un ritorno. Devi contraddirmi perché l'unica, mi preoccuperei se tu non lo facessi. Esatto, anche per questioni ideologiche direi. Però, voglio dire, quello che hai detto tu è esatto, soltanto in minima parte per quello che riguarda Antonucci, perché Antonucci è stato uno dei giocatori sui quali ha puntato fin dall'inizio, che però poi strada facendo un po' si è spenta, ha avuto anche l'infortunio. Però quegli altri che hai citato, Gravion già l'altro anno aveva cominciato, e poi non è un caso se Gravion è stato riscattato dall'Inter addirittura con larghissima anticipo, ma è stato Pillon ma è stato il giocatore che è gli entrato. Ha dato la possibilità di allora, mettersi per gli altri che hai citato, Melegoni, Capone, Del Sole, sono tutti giocatori che hanno avuto spezzoni di partita, sì, non partite, hanno avuto spezzoni di partita, cioè inseriti. Melegoni ha fatto una partita titolare, Capone non ha fatto nemmeno una. No, chi no, ci Capone manca? Ha fatto un paio da titolare. Da titolare ha avuto anche l'infortunio. Esatto, però. Con infortuni via dicendo. Cioè il problema vero. Questo della, questa squadra, noi diciamo che questa squadra è stanca. Chi non è partito mai titolare è Elisalde, Bettella. No, Elisalde non l'abbiamo visto manco un minuto. Bettella, Del Sole, mai titolari. Gli altri, Melegoni, sì, ha avuto una presenza. Voglio dire, però, non è che lui abbia puntato su questi giocatori. E nemmeno dal mio però arrivavano i risultati nel giorno d'andata, certo, no? Arrivavano i risultati, ma anche che so, ne abbiamo parlato spesso di Melegoni, la prima uscita. Ha entusiasmato un po' tutti, poi non è che si è perso la partita dopo, non ha giocato. Ma la stessa cosa, un giovane che entra la partita dopo non dovrebbe spaccare il mondo. Io non ho mai visto questi giovani, evidentemente è anche un discorso di generazione. Io
Io, se avessi avuto 19, 19, 20 anni l'opportunità di giocare in Serie B da giocatore, sarei entrato con una grinta, una determinazione. Io in questi ragazzi, scusami, ma io quella grinta, quella determinazione, quella voglia di fare, di mettermi in evidenza, io non l'ho vista. E secondo voi questa mancata valorizzazione totale dei giovani, anche nei rapporti con club importanti, Atalanta, Juventus, Fiorentina, ha incrinato un po' il rapporto con la società, con la dirigenza? Cioè non c'è all'inizio una strategia che viene studiata a tavolino di inserire dei giovani che poi però hanno poco spazio. Il campionato di Serie B hai bisogno di fare questo per forza. Forse il limite di Pillone, com'è? Giustamente dice Totò, alcuni giovani non è che gli ha dato tanta possibilità di poterli far vedere. Possiamo sempre parlare di una squadra che sta, si può ancora piazzare così. Sì, sì, però probabilmente l'unico limite di questo allenatore per me può essere stato un limite. Io dico la mia, probabilmente il limite di questo allenatore è il fatto che non riesca a cambiare mai, cioè è statico sulle sue scelte. Però ma anche durante la partita le sue scelte va bene, perché va di testa sua, non sente nessuno. Sì, però i cambi a tre minuti eravamo secondi. I cambi a tre minuti dalla fine. Che poi alla fine contano i risultati. Però i cambi a tre minuti dalla fine no. Ditemi se facendo giocare i giovani. Non lo so. Non lo sai, ma non lo sai, però Luigi, perdonami. Il suo dubbio è questo. Del Sole fa due gol la partita dopo non parte titolare. Scusami, Gioni. Una cosa sola, ti dico che ho già detto altre volte. Allora, Del Sole che entra e fa due gol. No, non è un caso a parte, diciamo stronzate. Scusami la parolaccia, scusate tutti. Voglio dire, non è un caso a parte. Cioè, un giocatore che entra 10 minuti, fa due gol, che gol! La domenica in qualsiasi dopo, altra parte del mondo, gioca. Del mondo. La partita dopo il giocatore titolare. Ma no, tu stai dicendo che lui in giovane non ha avuto la cosa. Vero, ma non lo sai qual è stato il detto. E lo trovi un giocatore dei giovani, eccezione fatta per Del Sole, che oggettivamente è stato dal mio punto di vista psicologicamente maltrattato. Gli altri hanno avuto più di una chance, non hanno ripagato adeguatamente la fiducia della. È vero che in quel ruolo gioca un uomo che per Pillone è insostituibile. A Marras, che anche nell'ultima partita stava giocando bene di Sottil. Marras alla fine è il giocatore più sostituito del Pescara, non ha mai completato una partita. Perché ha dei limiti di carattere anche fisico, soprattutto per quello che dà in campo, perché è uno che in campo dà veramente tutto e quindi poi entrano i giovani, e quando entrano i giovani che devono sostituire magari uno che esce con la lingua arrotolata perché ha dato tutto, onore a Marras, dovrebbero entrare con una voglia di fare, una determinazione esemplare. Non è vero che è una partita, perché se Marras è stato sostituito sempre vuol dire che evidentemente tutti quelli che sono entrati in sostituzione di Marras ce l'hanno avuta l'opportunità, e non una volta sola evidentemente. Riccardo, poi sono i numeri che parlano. Credo che il problema sia un problema di mentalità. La Serie B dovrebbe essere un campionato dove ci sono in prevalenza i giovani, come credo in tutta Europa. Solo in Italia che in Serie B giocano gli scarti della Serie A, e quelli che stanno a svernare l'ultimo anno e due fanno la stagione e poi vanno in pensione. In tutti i campionati d'Europa, e infatti si vede, che quando tu vedi giocare l'Ajax, lo dico perché è stata vista, e vedi in campo un ragazzo di 18 anni, 8 mesi, che gioca contro la Juventus, non gioca contro il Brescia, con tutto rispetto del Brescia, vuol dire che a 18 anni e 19 puoi giocare soprattutto in Serie B. Io addirittura parlo di Serie A, però fammi dire, ma la mentalità... Molte squadre puntano sui giovani. Però, oltre questo, quando un giovane ti entra, ti dà una buona prestazione e la settimana successiva tu non lo confermi, questa persona obbligatoriamente si deprime, ma riuscirebbe a deprimersi chiunque, perché adesso non sto parlando di Nando, di Melegone, ma di tutti i giovani. Lo stesso Antonucci è partito titolare, poi si è infortunato, poi è rientrato, ha sbagliato la partita, se ne è dimenticato per 4-5 giornate, cioè proprio se l'è dimenticato. Ecco, questo secondo me, la gestione del gruppo, io su questo l'ho sempre un po' contestata, nel senso che adesso Sottil è entrato, l'ha perso trequartista, ha giocato male, se l'è dimenticato, adesso poi per un caso fortuito è riuscito a giocare esterno, ha giocato bene, l'ha confermato. Però anche qua non è che possiamo giocare sull'infortunio di uno, allora gioco un altro. No, ci vuole un'empatia diversa nel gruppo.
Questo io dico, però devo dirti anche una cosa, 26 giocatori sono troppi, perché infatti, 26 giocatori sono ingestibili. Quando si fa un piano stagionale, l'allenatore deve dire, ne voglio 20 di giocatori, non perfetto, 26, perfetto. Se reputo di giocare sempre con quegli elementi. Poi, perfetto, però devo anche dirti, e come giochiamo? Però devo prendi dirti, dalla primavera, li prendi dalla primavera. Bene, però devo dirti anche questo, andando via Machine, ne hai presi 3 o 4, comunque giovani, forti, ma se tu non li fai giocare gli ispezioni di partita, cioè voglio dire, abbiamo avuto delle partite dove la prestituzione è stata fatta all'80esimo, cioè falla al 60esimo, non, questo voglio dire, e fai entrare i giovani. Invece si è stato tutelato molto il gruppo degli anziani, centellinandoti tipo Balzano Ciofani, gioca un po' uno, gioca un po' l'altro, Scognamiglio Campagnaro gioca uno, cioè si è pensato più a centellinare l'anziano piuttosto che non lanciare il giovane. Tra l'altro, e concludo, se il giovane ti sbaglia la partita è proprio perché la volta dopo devi far giocare che lo recuperi, perché se ti sbaglia la partita e tu te lo dimentichi, hai perso un giocatore. Invece voi come avete gestito questo gruppo? Guarda l'Ajax, scusami, quanti fai ne la siete faccia. L'Ajax ha dimostrato, hanno 20 anni, hanno 20 anni tutti, hanno 20 anni, un'altra dimensione. Però hanno 20 anni, ma lascia stare, hanno 20 anni. Scusami, l'Ajax gioca contro la Juventus, tu devi giocare col Palermo, col Brescia, col Carpi devi giocare, con tutto rispetto per il Carpi, sì, però, a tu a 20 anni non puoi giocare contro il Carpi. Uno che arriva, perdonami, ma uno che arriva dalla Juventus, dalla Fiorentina o dall'Inter non può giocare contro il Carpi. Quello che dici tu si può fare a Cittadella, ma no, si può, ma fare scusami, magari ma tu prendi un giocatore in altre dalla società, Juventus. Si può fare, ma non a Pescara, ma tu dove, prendi un giocatore dove dalla Juventus, comunque hai voglia di risultato, non scusami, è che si può fare questo ragionamento. Con tutto bene, tra l'altro, tra l'altro, giocatori attenzionati, sì, fammi dire però, sì, dalla Juventus, sì, dal Milan, tra dall'Inter, e non giocano stiamo nel Pescara. Parlando di giocatori che non sono nemmeno patrimonio del Pescara, perché ma non se c'entra, fossero ragazzi, c'entra perché beh, allora se fai perché questo se discorso 8 ragazzi Izzardi non fanno del giocare, no, Pillon deve dare dimissioni. Ci sarà, e allora se mi fai questo discorso io rispondo, credo che Pillon, se uno deve valorizzare il proprio vivaio, Pillon deve dimettersi adesso, sì, perché i giocatori di vivaio non sono stati valorizzati neanche uno. Giocare Lisaldo. Ma dai, ma non è così. Qualche motivo l'avrà, perché sono. Ma no, tu hai detto un'altra cosa, valorizzare Vivaio, Luigi. No, se uno deve valorizzare Vivaio. Che se parliamo dei giovani di quest'anno non sono nemmeno giovani, c'è un premio di valorizzazione che è cosa diversa dal fatto. Non è Torreira, Luigi, che era un tuo patrimonio. Qualcuno dice, tra l'altro l'hai anche svenduto, non è vero che il Pescara l'ha svenduto, in quel momento l'ha venduto nel miglior modo possibile, poi Torreira è diventato Torreira, grazie a quello che è accaduto a Pescara è diventato Torreira, perché bravo, sennò oggi Torreira, ma era un tuo patrimonio, è un tuo Luigi, giocatore. Ma guarda che gli allenatori hanno delle valutazioni anche diverse fra di loro, perché Torreira con Barroni non aveva mai giocato, doveva arrivare Massimoldo all'ultima partita di campionato, certo, e Torreira era il migliore. Con Barroni Torreira non aveva giocato perché stava con Oddo nella primavera, sì, e probabilmente no, Baroni non andava a vedere la primavera o evidentemente scusa, non teneva conto. Sbagli, quando è arrivato Oddo si è portato Torreira però era portato nel giro della prima squadra. Torreira, allora, Torreira andava sempre con la prima squadra e andava sistematicamente in tribuna e il ragazzo stava per partire per l'Uruguay, è stato bloccato da Repetto e da Druder. Ma è successo questo perché Torreira è stato tutto il campionato con Oddo e Oddo aveva avuto la possibilità di valutare Torreira, di motivarlo, sì, si era creato un'empatia a 360 no? gradi e quando ha avuto la possibilità. Tu allenatore della prima squadra devi anche sapere chi c'è in primavera. Allegri chiederà certo, qualcuno certo, della seconda squadra della Juventus chi è il più preparato e viene con ma me. Ma certo, quindi certo, non è questione io di. Io porterei Borrelli. No, se posso comunque raggiungere una piccola cosa proprio su. Perché il problema che dico io non è tanto di non sto cercando il salvatore della patria, cioè no, che il giovane no. Allora io ti sto parlando di gestione e il caso di Marras è proprio questo, è emblematico. Marras è il giocatore più importante di Pillon, l'unico giocatore che è stato sempre in campo, sì, è benissimo è il giocatore che è stato maggiormente sostituito da Pillon. Perché? È un problema di gestione. Perché? Perché come veniva, come è stato utilizzato e come è andata avanti per tutti i giorni d'andata,
lui a un certo punto della partita deve uscire perché non ce la faceva più. Certo, ma lui, parliamo di quello, non del giovane che perché deve andare in campo. Deve andare in campo se tu lo gestisci in maniera diversa, probabilmente questi giovani sottili ce ne saremmo accorti, che ti devo dire, all'inizio di gennaio che poteva giocare. Per ma guarda che Sottile è entrato all'inizio. Ma è entrato 5 minuti, Sottile dai, è entrato. Ed è stato l'impressione che ha destato. Di Andrea se ci dà le cose, le presenze. È stato impiegato da trequartista, giustamente non un ruolo non suo, aveva delle giustificazioni. Poi nella prima partita vera ad Ascoli ha dimostrato di poter dare un contributo. Vabbè, è arrivato a gennaio, quindi un po' di... Ed è un ragazzo che ha anche una grande personalità sottile. Certo. Perché è un ragazzo di personalità. Ma voi riuscite a gestire meglio questo gruppo tra ragazze? Ma allora noi quanti abbiamo, ne avete intanto? Noi abbiamo 20-21 giocatrici, abbiamo avuto le nostre difficoltà perché chiaramente gli infortuni sono stati presenti, perché poi ci alleniamo la sera ed inverno fa molto freddo, il campo te lo cambi, ti alleni in un campo, poi giochi in un altro, per cui Quindi maggiori difficoltà. Però devo dire che abbiamo anche lavorato sulle più giovani, non parlo delle ragazzine del settore giovanile che della rosa della prima squadra, perché comunque vado anche a seguire le ragazze piccole e quindi facciamo già un lavoro in prospettiva perché è fondamentale. Giocato tutte, insomma? Sì, hanno giocato tutte, chiaramente, però chiaramente c'è stata una gran parte della stagione dove le 10-11 titolarissime erano imprescindibili, purtroppo. E abbiamo sofferto quando abbiamo avuto uno, due, tre infortuni di quelle che chiamiamole così un po' più titolarissime, abbiamo avuto difficoltà. Quindi hai fatto qualche dichiarazione contro il mio amico Di Persio? Assolutamente no, anzi ringrazio i mister Roberto Di Persio e Ernesto Pingiotti, il preparatore atletico Mattia Di Pasquale, i due preparatori dei portieri, perché ne abbiamo due non uno, Danilo Mastrilli e Gino Russo, Ludovico Cicconi, tutto uno staff di 7-8 persone che non è poco su 20 calciatrici, quindi abbiamo cercato di fare del nostro meglio come lavoro anche di crescita. Andrea, aggiornamenti dal posticipo? È appena iniziato il secondo tempo, da circa 4 minuti, sempre 0-0, non ci sono state sostituzioni, però ben 5 ammoniti, 3 nel Brescia, 2 nel Livorno nel corso del primo tempo. A Bergamo, sempre 0-0 tra Atalanta ed Empoli, manca poco meno di un quarto d'ora. In Serie C, Imolese 2, Feralpi 1. A te. Ancora pubblicità e poi ultimo quarto d'ora di trasmissione, a tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport.
Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Ore 22 e 15 minuti, ultimo quarto d'ora di trasmissione. Insomma, lunedì si va a Carpi e molti pensano sia una trasferta facile. Abbiamo detto prima, il Carpi è stato in partita a Lecce, l'andata ci ha fatto soffrire. Per la squadra di Castori è l'ultima a spiaggia. Però la tabella di Pillon prevede ancora la conquista di 5-6 punti. Insomma, il Pescara punta a restare tra quinto posto, sesto posto, magari il quarto. Luigi. Magari il quarto, se poi fosse pure il terzo non sarebbe meglio, ma a me, terzo sembra, è difficile perché... a me sembra che un po' la situazione si sia delineata in Serie B, no. Poi lo dico a un orecchio, magari a qualcuno, ma mi sembra che quelle tre lì davanti alla fine... No, rivediamola ancora la classifica, lì davanti, perché Brescia, Lecce e Palermo si contendono. Beh, secondo me hanno dimostrato, guarda, la classifica secondo me rispecchia esattamente i valori che sono usciti fuori in questo campionato, abbastanza mediocre. Però quelle tre squadre lì davanti, il Lecce col suo entusiasmo, il Brescia con la sua solidità, il Palermo con i suoi talenti e il suo livello tecnico, sono esattamente le tre squadre che in questo campionato di livello discutibile però hanno dimostrato di avere... Guardiamo qualcosa. Anche la classifica in fondo, perché il Carpi ha 25 punti, con il pareggio del Livorno attualmente con il Brescia, il Livorno e Venezia sono in zona play-out. Ma si giocano tutto il Carpi? Il Carpi ha l'ultima possibilità di restare un po' a galla. Sì, ho capito, ma il Pescara deve pure dimostrare di avere gli attributi e di avere le carte in regola per andarci a questi playoff. Secondo me, se non vai a Carpi per vincere la partita e decretare la retrocessione del Carpi e anche del suo non simpaticissimo allenatore, insomma, non è che hai fatto un... Perché non simpaticissimo? Beh, vabbè, perché Castori è sempre stato, insomma, a Pescara e non solo a Pescara, un pochino è sempre stato protagonista in negativo. Abbiamo il vantaggio che Castori è veramente un anticalcio, penso che sia un allenatore... Penso dopo Spalletti il più anticaccio che conosca, proprio perché Castori vedete fa un calcio, lui si metterà sicuramente dietro i 7-8 in difesa perché questo è il suo gioco. Vabbè, vediamo. Non giocherà la partita, guarda, lo vedrai, perché lui
non gioca la partita e punterà a fare un bel 0-0. No, Castore. Ma 0-0 al Carpi non ha senso. Per me invece che si difenderanno in otto. Io penso che la partita sarà tutt'altro. Sarà una partita aperta da tutte e due le parti. Il pareggio non gli serve, per cui registriamo queste parole e poi le ricommentiamo. Sarà una partita, guarda, sarà una partita da due gol almeno, da una parte o dall'altra ci saranno. Certo che con una vittoria si può fare un bel balzo in avanti. Certo. Pescara, no? Il Carpi dico, va per pigliare un punto, parte, cosa ci fa? A parte tutto, Toto hai studiato? C'è la tabellina. Ecco, vedi, cioè, il prossimo turno c'è Verona-Benevento, sì, che è un confronto diretto. Ottimo. Quindi e poi a parte Perugia che gioca con Lecce, perché sono confronti diretti che comunque abbassano un po' la c'è questo terrore del turno di riposo che dovrà essere però ci sono diversi confronti diretti, cioè già la situazione di la prossima, voglio dire, col Verona che in questo momento è dietro al Pescara, che potrebbe anche fermare il Benevento. Verona gioca Verona-Benevento. Verona-Benevento e Carpi-Pescara. Sulla carta sono due partite che comunque potrebbero anche essere positive, nel senso che rimette comunque ancora in gioco 5-6 punti sono la portata del Pescara. Certo, ma comunque rimette in gioco proprio per via dei tanti confronti diretti anche la posizione del quarto posto, perché Benevento, non dimentichiamo, l'ultima partita l'ha persa in casa col Palermo, sì. Voglio dire, tu a Carpi devi andare a vincere a fare la partita, no, adesso, però il Carpi a mio avviso, proprio per come gioca Castori, non sarà una squadra che ci affronterà magari avviso aperto. Scusa, posso dire un piccolo particolare, l'ha detto prima Andrea, credo. Il Carpi ha la peggiore difesa del campionato, quella che ha subito più gol, quindi quello che dici tu, che si difende eccetera, non credo, probabilmente noi, ma no, ma voglio dire, perché è scarso, voglio dire, perché c'ha tanti problemi, non è che, però non è questione, perché anche Castori tattica è abituato a queste imprese, di salvare squadre, lui questo ce l'ha, però sicuramente è una squadra che in questo momento non è che possa, a livello di motivazione riesce a caricare bene la squadra, però resta bisogna stare attenti. Quanto varrebbe per pescare una vittoria in questo momento, certo, non solo dal punto di vista della classifica, ma dal punto di vista delle motivazioni, anche poi per noi. Verona in casa, è la stessa in casa cosa. E poi il turno di riposo il primo maggio. Poi abbiamo il Verona, che sappiamo che è una partita che il pubblico la sì, c'è appunto, due appuntamenti molto importanti, Carpi e Verona, considerando poi che il Verona c'è Benevento. Allora, dice Venezia se le ritira alla fine, però Venezia potrebbe Venezia stare di corsa. Sperando che il Venezia possa essere già tirato fuori dalla zona pericolosa, poi potrebbe essere insomma un po' più rilassato, ovviamente, e non è male. Salernitana che non ha nulla più da chiedere al campionato, quindi insomma vincere magari a Carpi significa che poi mettere riserve, che dice Riccardo? Sono le partite invece dove la squadra gioca così per giocare, ma chi? Il Venezia, la Serenità, non ci parlano nulla. Io non mi fido di questa partita, devo andare in campo concentrato e vincere. Perché vabbè, quello sì, perché quello Andrea, sì, però è meglio avere quello sì, però io non lo so, non ti regalano niente, però, non si ammazzano di sicuro. Però vedremo come ci arriva il Pescara, perché l'assenza in difesa di Graviondo, lo stesso Scognamiglio, uomo però importante anche in zona gol, no? Perché Scognamiglio ci ha risolto diverse partite, Brugman dovrebbe tornare play, l'importante è che stia bene fisicamente. Sì, che stia bene fisicamente, ma soprattutto il problema principale a mio avviso è Mancuso, la speranza è che Mancuso recuperi quella condizione, che io so che si trascina dietro un problema già da un mese e mezzo, per cui difatti non lo vediamo, lui veramente è un ragazzo che spende tutto durante la partita, però in questo momento lo vedi che fa fatica. Avere Mancuso al meglio in questa ultima fase sarebbe la cosa principale. È anche un po' più vicino alla porta, magari è meglio. Quindi quattro partite, un mese e mezzo, un mese manca, perché c'è il turno infrasettimanale. Le energie bisogna recuperarle, altrimenti ai playoff sì, le motivazioni saranno diverse, però come diceva Luigi all'inizio della trasmissione, non ci stiamo arrivando bene sotto il profilo atletico e fisico. È vero che poi tutto dipende
dalla testa. No, ma dalla testa, per esempio, voglio dire, noi in quest'ultima fase del campionato abbiamo riscoperto Memushai. Sì. Memushai che ha avuto durante il campionato anche sul piano fisico non dava una risposta. L'ultima partita è stato un po' il trascinatore della squadra, voglio dire, è tornato più o meno quello che avevamo visto 3 anni fa. Per cui è importante come ci arrivano la condizione. Poi la testa, soprattutto il vantaggio di questi veterani, è che comunque la testa loro ce l'hanno. Il problema è la condizione, se riescono ad arrivare a una condizione migliore, e soprattutto, ripeto, quelli principali sono Brugman e Mancuso, quelli che possono dare quel qualcosa in più. Insomma, qualcuno ha paura di uscire dai playoff. Perché, Luigi? Beh, perché abbiamo fatto la bocca tutti quanti a un non campionato diverso. Non sarebbe giusto per il campionato. E non sarebbe nemmeno giusto, perché comunque il Pescara ha disputato un campionato molto al di sopra delle aspettative e molto al di sopra del valore complessivo della squadra. E quindi sarebbe un peccato. Però dobbiamo essere anche consapevoli che i playoff sono un terno all'otto, che dipende anche molto dalla posizione in cui ci arrivi. Poi il fatto del... Saresti contento di arrivarci settimo o ottavo? No, non sarei contento di arrivarci settimo o ottavo, perché sarebbero dei playoff tutti in salita. Però anche il fatto della condizione fisica, poi i playoff sono un campionato a parte, sono un po' come i ballottaggi quando si vota col doppio turno. Poi può subentrare anche l'aspetto nervoso, che riesce magari anche a sopperire al deficit fisico. E poi quella partita, quel turno di riposo per il Pescara può essere anche valorizzato. È vero che ci penalizza dal punto di vista dei punti, perché gli altri magari fanno punti e noi no. Però quella settimana del riposo in qualche però modo può essere... Però è un turno anche infrasettimanale, quindi giochi sì, sempre relativamente, rispetto alle altre. Relativamente. Sì, rispetto alle altre. Però Pescara poi ha una buona tradizione con i playoff. L'ultima volta con Oddo andò benissimo, quindi mai dire mai, no? Perché? Certo, no, la fece anche in condizioni di svantaggio, perché la prima partita... La prima volta da ottavo, quindi ha fatto 2 partite... Ha cominciato... Ma anche l'anno prima l'abbiamo sfiorati. Da ottavo, la finale di Bologna, sì. No, io ripeto, la cosa principale... Potremmo essere fiduciosi per i playoff, perché no? No, settimi. No, la cosa settimi, importante... Settimi, non settimi, ottavi? Settimi. Forse sì. No, vincendo con Livorno conquistò l'ultimo posto. Sì, l'ultimo posto. Ottavi. Ottavi. Era fuori dai playoff quando arrivò Oddo con Baroni. All'ultima giornata. Vabbè, però Luigi, questo può assicurare che hai ragione. La cosa importante, ripeto il calendario, che insomma il Perugia ha il Lecce, poi c'ha il confronto diretto con lo Spezia, sì. Confronto diretto con Cittadella, e quindi Cittadella e Spezia hanno anche loro dei confronti diretti, che comunque dovrebbe abbassare anche la media di quelli che stanno dietro al Pescara. Certo. È ovvio che deve fare. Dobbiamo risultati. Guardare quelli avanti. Però le due partite chiave, secondo me, sono Carpi e Verona. Verona. Sono le due partite che veramente ti possono... Anche cioè, tra Carpi e Verona sono le no, partite dico, quanti punti si dovrebbero essere fare? 4 punti da 4 a 6 sì. Da 4 a 6 poi ci può stare, ci può stare anche perché punti puoi puntare nello al quarto stesso posto. In queste 6, due giornate ci sono anche questi confronti diretti che possono abbassare la media di quelli che stanno in questo momento dietro, non è che stanno avanti, stanno dietro, quindi si allarga la forbice. Andrea Ciccone, nel vostro campionato non ci sono stati playoff? No, non esistono proprio, una sola squadra. Un po' penalizzato questo regolamento? Sì, assolutamente, perché diventa veramente difficile, anche come stimoli, no? È un po' un peccato, perché comunque raggiungere playoff ti dà sempre una bella soddisfazione. L'ultima partita, ricordamela, dove è in programma? Giocheremo a Palermo, ahimè. A Palermo, trasferta durissima. Andremo. Ho avvisato le ragazze che non andiamo in gita a Palermo, cioè nel senso che non vogliamo fare comunque figuracce, quindi una partita che va rispettata, una squadra forte secondo in classifica, quindi almeno dare tutto come sempre. Come funziona nel vostro campionato? L'allenatore è confermato? Già avete buttato un piano? Beh, hanno lavorato bene, hanno fatto quello che dovevano fare, per cui diciamo che potrei quasi sbilanciarmi. Però, non l'ha detto, però mi staranno ascoltando. No, loro hanno solo timore, no, che possa arrivare il grosso nome, perché esistono, no? Perché io conosco tanti allenatori. C'è anche il mercato, però, che sta per iniziare. Sì, però il mondo del femminile poi non è facile, bisogna anche conoscerlo, cioè, quindi allenatori che hanno già fatto tanti anni della femminile sono sicuramente avvantaggiati. Quindi diciamo che possono dormire tranquilli. Notti d'oro il momento. Esatto. Tonino, a fine stagione sei soddisfatto di questa
annata. Mi aspettavo dopo il girone di andata, mi aspettavo qualcosina sinceramente di più, però insomma andiamoci a giocare questi playoff, arriviamo quinti, quarti o quinto. E ti poi... sei divertito o no? Ma il girone di andata non mi è dispiaciuta la squadra, ti dico la verità. Il girone di ritorno mi aspettavo molto, molto di più. Però Enrico, facciamo un in bocca al lupo alla primavera. Ah sì, sabato, cosa molto importante, a Foggia, importante. Molto importante. Con un pareggio, con un pareggio si va nella fase, nella categoria superiore. E il lavoro è stato fatto, un bel lavoro. E per Zauri il trampolino di lancio per la prima squadra per la prossima stagione, Luigi, secondo te? Beh, tutto lo lascerebbe pensare, insomma, tutto lascia pensare che i destini di Pescara e Pillon si separino, siano destinati a dividersi e che Zauri sia l'investimento del futuro, sì. L'hanno scritto tutti sui social, ormai sanno. Beh, prima i tifosi. Veramente tutti hanno società. Scritto che addirittura i playoff li farà Zauri, sì, no? Certo. Se la dobbiamo dire tutti. Magari è troppo rischioso però. Ma magari forse se lo merita anche Pillon. Se lo merita Pillon. No? Se li gioca fino alla fine. Riccardo. Riccardo. È giusto che sia. Per me li merita Pillon, però se mi dici, vediamo, perché potrebbe essere che un cambio probabile se non arriva. Lo stai dicendo scherzando seriamente? No, seriamente lo dico. Io credo che se Pillon sbagli una o due partite potrebbe esserci il cambio. Ti ho detto, dipende come arriviamo. Se arriviamo settimi, ottavi, non è detto che Pillon faccia i playoff. Posso dire, è un mio pensiero. Totò? No, la cosa a volo proprio sulla primavera. Dovevamo parlare dei giovani, poi quel discorso non l'abbiamo fatto più, lo riprenderemo. No, no, lo voglio riprendere perché voglio dire, siccome chiude il campionato di primavera e siccome c'è il Pescara che va ai playoff, avrà questo problema molto probabile che dovrà rinunciare a Antonucci, a Pavone, a Sottil. Capone, se dovesse Sottil, sì. Capone Sottile, lui Capuano, tu Pavone, povero Capone. Capone, perché quest'anno si è visto poco. C'è la possibilità, di inserire in rotazione qualcuno dei giovani della primavera, ci sono Borrelli, Muniz, Pavone, ce ne sono diversi che possono entrare nelle rotazioni che sicuramente serviranno anche nei playoff. E vinciamo i playoff. Anche. E vinciamo i playoff. Borrelli se ne parla molto bene. No, perché? Cioè, questi di voi. Se non ha giocato Elisalde fino adesso, non ha giocato Bettelli. Ma ho capito, però, siccome vanno fuori questi quattro, voglio dire, facciamo i rigori, sta fuori. Tre. Va bene, non sono problemi. Serviranno per le rotazioni, ho detto. Non è che... Andrea, cosa ti senti di dire invece in chiusura di questa stagione, prima esperienza da dirigente del calcio femminile? Qual è stato l'aspetto più positivo e quale quello, diciamo, un po' negativo? Più positivo. L'approccio sembra un po' un paradosso, ma è simile al Pescara maschile. L'approccio che poteva essere un po' più timoroso invece è stato più spensierato, sì. Del girone di andata. Abbiamo fatto tanti punti, anche se poi in quello di ritorno più o meno poi li abbiamo fatti lo stesso. E quello negativo che siamo arrivati a Natale, forse con... tanto entusiasmo che è positivo, però che le ragazze hanno avuto una consapevolezza, no, di essere una squadra che stava facendo un buon campionato e si sta misurando con realtà molto più forti e molto più importanti delle nostre, e c'è stata una rilassatezza tra virgolette che non ho gradito, rilassatezza non solo nei risultati ma nell'approccio alle partite. Abbiamo fatto non è che 4... c'è stato un calo atletico, no? No, direi no, perché sono state sempre bene fisicamente. Il preparatore è diverso dalla prima squadra. No, sì, è diverso, ma... no, per carità. Però vabbè, il nostro è veramente un mastino, cioè, su quello lui non è contento, anche adesso, cioè, le riprende tuttora. Però, dicevo, questa rilassatezza non mi è piaciuta, abbiamo regalato in 4-5 partite un tempo, a volte siamo riusciti a recuperarlo, poi questo tempo perso, altre volte insomma, no. Bisogna rimetterle un po'... Sì, devo dire che c'è stato poi un chiarimento, insomma, un mese fa... io ho parlato con i mister a brutto muso, i mister si sono fatti sentire nello spogliatoio e ho detto non voglio sapere niente, rimangono 4 partite, cioè vi do la possibilità, 9 punti voglio, cioè non dico 12 ma 9, hanno fatto 9 punti. Scherzo per niente. In bocca al lupo per la prossima stagione, Andrea, in bocca al lupo anche all'avvocato Luigi Albonemascia per questa nuova esperienza
elettorale. Grazie a Tonino D'Angelo, grazie, grazie a Riccardo Brinco, grazie a Totò. Andrea Costantini, novità dai posticipi? Allora, è finita a Bergamo 0-0 tra Atalanta ed Empoli, a Livorno sempre 0-0, ma il Brescia sta attaccando di più poco fa, incredibile palla gol fallita proprio da Alfredo Donnarumma a tu per tu col portiere del Livorno Zima. Invece in Serie C siamo al 90esimo, ora terzo gol del Limolese, 3-1 sulla Feral Pisalò. È tutto. Ovviamente Andrea, lunedì prossimo non saremo in studio perché c'è Carpi Pescara alle ore 21, ma ci sarà Pasquetta con diretta stadio, alle ore 20:30 saremo in onda per raccontare la partita e per ascoltare la voce dei protagonisti subito dopo, quindi non mancate dopo la buffata e la gita la sera Paolo diretta Renzetti stadio. E la GT Fotovideo presente a Carpi. Grazie a Loris Bennato, a Gaetano Terio, a Maurizio Daguì in regia, noi ci risentiremo quindi fra 15 giorni, vi diamo in anticipo gli auguri di una buona Pasqua da Replay e poi lunedì prossimo collegamento con Carpi. Grazie per averci scelto.